Zitto, ci hai inviato un video girato peraltro poche ore fa a Nairobi che pregherei la regia di condividere. Ecco, le regole di distanziamento sociale che appaiono come dire un privilegio per pochi in una metropoli abitata da 4 milioni e mezzo di persone, dove la gran parte di queste persone vive negli slum, nelle baraccopoli, in spazi angusti e sovraffollati. Ecco, sarebbe impensabile mettere in quarantena Nairobi, impensabile impedire alla popolazione di uscire di casa in un paese dove il cosiddetto settore informale, quell'insieme di lavori a giornata, mestieri in nero, piccoli commerci, insomma attività privi di tutele, si svolge interamente sulla strada. Ecco, per aiutarci a capire di cosa stiamo parlando, ci puoi raccontare cosa accade sulle strade che attraversi a piedi ogni giorno, commentando anche le immagini che stanno scorrendo in questo momento? Queste immagini sono state fatte da un nostro team che ieri è andato a recuperare alcuni bambini che ancora vivono sulla strada e si vede quello che succede. Appunto, dal punto di vista della vita normale, apparentemente Nairobi tutto continua come prima. Sono scesi a Nairobi, vede le strade, come avete visto nel video poco fa. Sempre affollate di gente. L'unica differenza da 3 o 4 giorni cominciano a vedersi in giro le mascherine che sarebbero obbligatorie. In realtà, ma chissà, forse il 50% della gente mette queste mascherine, per la più parte fatte localmente, fatte in casa, fatte con dei pezzi di stoffa che credo che non siano molto efficaci a prevenire i contagi da coronavirus, visto che sono la stessa mascherina che viene usata, viene messa magari quando si passa vicino a un posto dove c'è la polizia e poi viene rimessa in tasca e il giorno dopo si continua a usarla, magari senza lavarla, perché l'acqua in tanti degli slum di Nairobi è una risorsa non disponibile così facilmente. La radice della resilienza probabilmente è proprio l'amore per la vita. Nella cultura africana profondamente la vita è importante. La gente si sente parte di un flusso di vita. Non si sentono degli individui isolati che hanno da fare solo la loro carriera, le loro attività, pensare al proprio sviluppo come persone, si sentono parte all'interno di un grande flusso di vita. È un discorso un po' pericoloso da farsi perché tutte le generalizzazioni rischiano di non farci capire poi bene le cose. Però possiamo dire che è una definizione. È una cosa che dobbiamo dire perché è veramente molto profonda. Io mi ricordo un altro amico, il dottor Pino Meo, che lavorava in un ospedale italiano, veniva tutte le volte, tutti gli anni, appena poteva, veniva a lavorare in Sud Sudan e mi diceva una sua considerazione, a volte mi diceva, io non ci credo, vado via dall'Africa. Vado via dal Sud Sudan ogni volta dopo aver visto devastazione, aver visto guerra, aver visto gente morire in combattimenti, morire di fame. E ogni volta che vado via, penso fra 6 mesi, quando torno, in quel villaggio lì non troverò più nessuno. E invece torno e sono lì. Gli africani sono lì. Continuano a vivere. Continuano in una situazione che qualsiasi altra persona troverebbe impossibile. Come scriveva Veronese, molti di noi, molti europei, si sentirebbero completamente persi. E questo, il sentirsi parte di una vita profonda, che è una vita fisica, ma è una vita spirituale. Il versetto del Vangelo che io trovo e viene capito di più immediatamente in Africa da tutti, è Gesù che dice: sono venuto perché tutti abbiano la vita e abbiano la vita in abbondanza. E questo è Africa. Questo
desiderio profondo di una vita piena, di una vita che in tutti gli aspetti è una cosa che si ama, che si è parte, che non si può rifiutare e che continua sempre nonostante tutto. E questo fa sì che la gente, cioè io guardo dalla finestra della casa dove vivo, che è la Cabiria Road, alle 5 del mattino finisce il coprifuoco, alle 5:10 la strada è piena di gente che va a lavorare, che si mette in moto perché se non si mette in Sono moto il mio quel giorno lì cellulare. non mangia. Ecco, ti zitto. Si è molto parlato, forse a sproposito, diciamo in questo periodo di fatalismo africano, no? Ho avuto anche parecchi amici che mi hanno scritto in questo periodo, sì, vediamo adesso questo coronavirus, nel frattempo abbiamo problemi più impellenti, no? Allora, il fatalismo africano inteso all'occidentale come un'accettazione quasi filosofica, quantomeno spirituale e religiosa, dei fatti della vita che minano le certezze fino a minacciare la sopravvivenza. Ecco, è davvero così? Io direi che assolutamente non c'è fatalismo nella tradizione africana e nel modo in cui io vedo la gente affrontare queste cose. Fatalismo mi pare sia accettare le cose e non fare niente per cambiarle. Invece qui c'è l'accettazione della vita, ma per migliorarla, per portarla avanti, per continuare. Quindi è uno slancio a fare qualche cosa. E la prima cosa da fare è resistere contro il male, diciamo, contro la negatività, contro la distruzione, contro la malattia, contro ciò che può mettere a rischio la vita. Ed è questo desiderio, che poi è lo stesso desiderio che fa paura in Italia, che fa paura anche in altre parti d'Europa, che porta la gente a attraversare il Mediterraneo, a rischiare la vita perché ha questa carica, questa voglia di vivere e che purtroppo, devo dire, io la vedo spesso in contrasto, invece se c'è non un fatalismo, ma io direi più, non saprei come chiamarlo, non vorrei offendere nessuno, no? Mi sembra proprio un lasciarsi morire che lo trovo quando vengo in Italia. Quando vengo in Italia mi trovo davanti a una società che è una società senza più speranza, che non genera più niente, non genera i figli, ma non genera neanche altro. Cioè, una società, lo dico senza, come dico, voler offendere nessuno, io sono vecchio, ma è una società vecchia, una società chiusa, una società. Questa è una società in cui si respira la morte, qui si respira la vita. Si respira la vita nel mezzo delle situazioni più difficili, uno sente la vita che con forza va avanti nonostante tutte le difficoltà.